Questo nostro incontro benedicendo il Signore per questo tempo opportuno che ci sta concedendo e passando direttamente alla, alla preghiera, invochiamo lo Spirito Santo. O Signore, manda il tuo spirito perché rinnovi la faccia della terra. Un cordiale saluto di benvenuto a voi qui ma a tanti che ci seguono via web. Ci troviamo, ecco al capitolo sedicesimo, con una provocazione straordinaria, enorme. Possiamo dire, ecco, una profonda domanda di senso che Gesù fa ai suoi eh, discepoli e ai suoi apostoli e che questa sera fa ognuno di noi. Chi sono io per te. Apriamo proprio con questa prima diapositiva, con questa provocazione. Chi sono io per te? E qui tutti quanti noi siamo interrogati. Siamo invitati a dare una risposta che non è una risposta, che non sia una risposta accomodante, qualunqueistica. La relazione io e tu, io chi sono per te? No, che cos'è? Dove stiamo? No, no, io, io chi sono per te? Ci facciamo aiutare sicuramente, ecco, dallo Spirito Santo che abbiamo invocato e a un tempo stesso dalla parola che eh, ci nutrirà in questo momento, noi proviamo a gustare la bellezza, la freschezza di questa parola. Il Vangelo di questa domenica, la dalla ventunesima del tempo ordinario, è il capitolo, dal capitolo sedicesimo, versetto 13, 20. E come sempre, ecco, lo leggiamo insieme. Uh, per voi che state a casa potete seguire ecco, anche al video, noi qui con i vostri tablet, così ecco, avete una luce e una chiarezza unica, perché noi abbiamo bisogno di incontrare la parola, non tanto ecco, di sentire o capire la parola, di incontrare la parola. E la parola si incontra quando si proclama, quando si pronunzia si mangia proprio no con questa umiltà dell'ascolto insieme possiamo leggere Gesù giunto nella regione di Cesarea di Filippo domandò ai suoi discepoli la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo risposero alcuni dicono Giovanni il Battista altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro, ma voi che dite che io sia? Rispose Simon Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse, beato sei tu Simone, figlio di Giona perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inveri non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai sulla terra, Sarà legato nei cieli, e tutto ciò che soglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che gli era il Cristo. Parola del Signore. La ultima traduzione della CEI ha provato e causare una traduzione quanto più coerente possibile a livello letterario. Ecco. Forse troviamo anche delle espressioni che stonano al nostro orecchio, formato sulle note classiche ecco, della letteratura italiana, ma io trovo molto utile questa uh, traduzione quasi letterale, perché il contesto e la parola usata eh, ci rivela una dimensione molto più ampia, ci fa entrare ancora di più in questa, con questa immersione ecco, nella parola di Dio. In quel tempo, sapete come questo è un'apertura per dire quel tempo è il tempo di sempre. È il mio tempo, è il tuo tempo, è il tempo della nostra vita, perché questa parola si eh, attualizza in questo contesto in cui noi viviamo la nostra storia. Dobbiamo fare uno sforzo enorme a recuperare la nostra dimensione storica, perché tutti siamo stati proiettati in una dimensione completamente diversa da quella che è quella vera e reale. Aggiungiamo anche la nostra mania di proiezione di noi stessi una dimensione irreale, quasi onirica, una dimensione che non tocca il nostro vissuto. Il tempo è il mio tempo, la storia è la mia storia. Questa storia, per Dio, è la storia della salvezza. Allora predisponiamoci, eh? come il terreno fertile ad accogliere questo seme. Predisponiamoci con tutto noi stessi da lasciarci inondare dalla grazia, dalla luce, dall'acqua, dallo spirito che ci arriva dall'ascolto della parola. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, anche qui il versetto tredicesimo apre con un verbo, elton erco Maim. abbiamo in queste settimane varie volte ascoltato ecco anche nelle sue forme derivate ex uscito di là no si esce c'è un verbo di movimento la vita cristiana non è la stasi è una vita di movimento e Gesù ci fa vedere questo passaggio continuo no l'abbiamo incontrato a Tiro e Sidone e lì, lì c'è stato quell'inno meraviglioso di una professione di fede, di una donna, donna cananea, professione di fede. Qui troviamo ancora, ecco, un'esigenza maggiore che il Signore sente, Gesù sente nei confronti dei suoi discepoli, li sta per preparare per una missione e vuole vedere vuole vedere, ecco, vuole toccare il polso della loro fede, per cui, come si è solito fare, ecco, si parte da lontano no? per arrivare al cuore della questione. Gesù si trovava nelle regio nella regione, nelle parti di Cesarea di Filippo. Stiamo fuori, ecco, a nord, molto a nord, ecco, della Palestina. Qui vediamo anche come immagine, ecco una, alcune nicchie, alcune. c'era anche degli altri dove si pensava che fosse anche la bocca ecco dell'inferno, dell qui è Cesarea di Filippo. Domandò ai suoi discepoli: è un domandare per ottenere una adesione. Non è un chiedere come fatto, possiamo dire, di conversazione, di salotto, come noi abbiamo fatto e abbiamo ridotto quella che è la nostra conoscenza di fede. Noi amiamo discutere, vedete, noi vogliamo discutere, vogliamo ragionare, vogliamo capire, vogliamo, come è faticoso no? per me, fare entrare in un atteggiamento diverso da quella che è la nostra forma Mendis che se non è fatto di ragionamenti, se non è fatto di principi, di norme di regole, di schemi, non riusciamo a capire niente. Riusciamo a non accogliere. Invece qui c'è una provocazione, una domanda, no? Perché Gesù vuole mettere nel cuore dei suoi discepoli matetas, sui discepoli e ecco, vuole mettere ehm, come una luce per poterli eh, portare verso una verità che è lui stesso. Interrogava i discepoli dicendo, la gente, il popolo, eh, la folla, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Anche qui, vedete, la traduzione che sta fatto adesso può suonare anche poco classico, ma <ride> la verità è questa. Noi teniamo quel che, non chi, troviamo quel che che è molto più ampio del chi. La gente, chi dice che cosa, chi, che cosa sia il figlio dell'uomo, qual è la sua dimensione storica concreta, no? Di questo figlio dell'uomo. Anche qui dobbiamo fare eh, con attenzione, dobbiamo porre attenzione. Perché per gli Ebrei e per i discepoli il Figlio dell'uomo, che nella descrizione è il Figlio della carne, è il Figlio della debolezza, è l'uomo che sopporterà tutti i dolori, però veniva considerato anche come il principe potente, il grande uomo, l'uomo per eccellenza, no? E, e i discepoli avevano questa concezione del Figlio dell'uomo allora Gesù, ecco. Comincia a focalizzare, no? Dice la gente che opinione ha, che considerazione ha su questo Figlio dell'Uomo? Quali sono le attese? E le attese noi le conosciamo anche bene, no? Per gli Ebrei, in modo particolare, il Messia, che qui viene chiamato Cristo, il Messia, ecco, deve soddisfare le esigenze di un popolo che vuole ripristinare il regno di Davide. Questa è l'esigenza che ha questo popolo. E allora c'è questo, che sia il figlio, che cos'è questo figlio degli uomini? Che dicono gli uomini di essere il figlio dell'uomo? Risposero, e qui c'è tutto, possiamo dire, la possibilità, no? Bocco eh, quando noi veniamo provocati, che dice diciamo quella che è l'opinione comune no? in quel tempo Giovanni Battista era il VIP della situazione aveva anche diciamo chiuso la sua esistenza con una rappresentazione scenica quasi dr molto drammatica no? la testa quel banchetto la testa di Giovanni su un vassoio no? e, e, e c'era ma anche nell'anime di Erode dice, questo ritorna questo non può finire per cui la prima dichiarazione che fanno è proprio questa, no? Alcuni dicono Giovanni Battista. Ancora altri Elia, Elia è il profeta. Dio non ha fatto mai mancare la sua vicinanza al popolo mandando dei profeti. E con Elia, che era volato, no? Si aspettava la sua, il suo ritorno, la sua venuta. Ci sarà ritornato, ecco sentendolo parlare allo stesso modo, sarà ritornato Elia. Altri dicono Elia, ancora Geremia. Altri dicono Geremia, anche Geremia, sapete anche la, eh, la bellezza o la umanità di questo profeta, no? la debolezza di questo profeta. O al massimo uno dei profeti comunque, perché è nella, eh, come dire, nella linea della parola di Dio. Conosce molto bene la Torah, o una dei profeti. Diciamo che eh, l'informazione è abbastanza ampia, ecco, non è neanche sbagliata, no? Fa riferimento a quello che è stato Gesù, perché hanno visto dei fatti, dei fatti messianici, allora può essere ecco, uno dei profeti. Ma il discorso, ecco, il dialogo di Gesù con i Suoi discepoli si stringe sempre di più, come per noi. Come per noi. Quante persone chiedono ragione della nostra speranza e siamo più eh, delusi e disperati noi che tante persone del mondo. Di che cosa diamo ragione? Della nostra disperazione? Forse perché, ecco, non abbiamo questa base, no? questa forza dello Spirito. Qual è la ragione? Tutto al più, ecco, ma non volendo essere per niente cattivo né, diciamo, ecco, eh, contestatore nei vostri confronti, parla di me. Tutto il più, noi diamo sempre una sorta di, come dire, di devozione, di misticismo, che non traduce la realtà, la vita. Non traduce perché? Perché la nostra fede, è stato basato su principi, sulle frasi, sui comandamenti. La fede è un'immersione nell'incontro, nell'incontro con una persona. Non è, diciamo, è che puoi avere tutta la struttura, la nomenclatura fatta di principi, di norme, di regole, di passi e ma quelle che volete voi. E noi ne abbiamo fatto tantissimo. Pensa alla mia vita, la vostra, e tutti gli esercizi spirituali che abbiamo avuto nella nostra vita. Ma di che cosa non abbiamo parlato? Che cosa non abbiamo ascoltato? Forse non abbiamo incontrato Gesù Cristo. Perché eravamo preoccupati a prepararci, no? Così come io dico per la parola, perché facciamo questa lettura sapienziale, semplice popolare? Perché le spiegazioni già l'hanno date gli altri, anche molto bene. Se volete le spiegazioni, no? Voi tenete un'arnest da usare, ecco, tenete, non so, qualcosa da fare che deve servire per preparare un pranzo, se volete preparare il pranzo lo usate. Oppure leggete tutte le istruzioni, state sempre a leggere le istruzioni. E quando mangiamo? Capite? Nella Chiesa si è verificato questo. E ancora oggi, guardate, ci sono persone che parlano di Dio in un modo straordinario, ma non te lo fanno mai incontrare, perché non l'hanno incontrato, l'hanno organizzato, strutturato, no? l'hanno ecco, rappresentato, raffigurato, ma l'incontro con la persona Gesù non è avvenuto. E allora qui, vedete, eh, siamo interrogati seriamente. Allora Gesù, questa sera, ci rivolge questa domanda. Ma tu, ma voi, chi dite che io sia? Cioè, io nella tua vita, chi sono? Dove sto? Vogliamo dire, Dio, dov'è nella tua vita? Dovete sapere la vostra risposta. E la dico io. Dio nella mia vita è tutto. E quando si dice tutto, si dice niente. Dio nella nostra vita non è niente. Noi abbiamo ecco, questa educazione a cercare Dio. Abbiamo questa educazione. Lo cerchiamo, lo desideriamo. Non ci siamo mai fatti trovare da Dio, perché quando Dio ci ha cercato noi eravamo occupati. Questo è il vero fallimento, vedete, di oggi, di noi cristiani. Non perché sono mancate le belle liturgie, né perché sono mancati degli incontri. E quanti incontri abbiamo fatto? Quante riflessioni, quanti corsi abbiamo studiato, abbiamo fatto, non abbiamo incontrato Gesù Cristo. E allora, questa sera, per te che ascolti, che stai qui, e ci stai solo per volontà di Dio. Il Signore si rivolge a te e dice, ma io che faccio nella tua vita? Dove sto nella tua vita? Se a te basta una piccola cosa che salta tut tutta questa sicurezza, tutta questa tua fede, tutta questa tua devozione, salta tutto. Io chi sono per te e la tua vita? E qui troviamo, ecco, la risposta di Pietro. Vi diceva che Gesù deve preparare i suoi discepoli per quello che è il punto culminante della sua vita, no? Che è la morte dopo, dopo, subito dopo, ci sarà il primo annuncio della uh, passione. Vi ricordate Pietro come risponde? Gesù come lo deve chiamare? Satana! Sa che questa fede non è confermata, lui ha bisogno, ecco, ha bisogno proprio di far sentire, di sentire questa disponibilità. E allora c'è questa provocazione. Simon Pietro rispose, e vediamo adesso che come rispose Pietro, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio Sontos, vivente. Non c'è un'espressione più bella. Eppure in questa espressione c'è un bug, dicono adesso gli inglesi, no? C'è un punto. Tu sei non Christos, o oh Christos. C'è l'articolo. Sapete che significa? Tant'è vero che dopo Gesù disse non l'andate a dire in giro. Quell'articolo è stato indicare che questo popolo, e Pietro rappresenta questo popolo, se cioè, noi vogliamo il Messia che deve dare a noi, ecco, la regalità, il regno di Davide. Lo volevano fare i re, però ha detto una verità enorme. Tu sei il Christos, vi ricordate? Che significa proprio l'undo, mascea in ebraico, che significa mandato, consacrato. Tu sei stato consacrato per questo popolo, per noi, no? Per noi, per questa umanità. Sei stato unto, consacrato perché? Perché noi entrassimo ecco in quel famoso regno messianico. Tu sei il Mascia, tu sei il Messia. C'è una cosa più forte di questa, no? Perché figlio di Dio vivente, zontos, che ha la vita in sé, non è il Dio dei morti. Pietro veramente risponde, possiamo dire, a nome dell'umanità, a nome di tutti, risponde con una verità straordinaria, enorme. E Gesù gli disse, che bella, no? Disse, kairos beato, eh? beato. La beatitudine, diversamente dal piacere o compiacimento, vedete, non è la conquista di un uomo, è il dono che viene da Dio. Capite? Vi ricordate tutto il discorso sulle beatitudini? È l'opera che viene da Dio che rende beato una persona. Cioè so, Gesù dice proprio come prima parola forte, no? Beato, sei tu, sei tu, Simone, bar Yonah, figlio di Giona. Cioè dice il nome e il cognome, l'origine. Per questa rivelazione, no? Che ti è arrivata come dono di Dio, tu entri nella vera gioia sei beato perché e qui troviamo ecco il senso non il significato perché carne e sangue non te l'hanno rivelato carne se è senza articolo non la carne e il sangue né carne e sangue te l'hanno rivelato il verbo è apocaluo, no? apocalisse, rivelazione non è la tua storia vi ricordate il concetto di carne, no? è proprio la corruttibilità del tempo che segna eh, i passi della nostra storia. Non è la tua storia, non è la tua discendenza, ma anche nel prologo Giovanni no? fa questo discorso, non per la tua discendenza, né per il sangue, né per la tua, eh, hai potuto ecco, ottenere tutto questo, ma a chi è disponibile ad accogliere, a chi fa una vera professione di fede. Perché la fede non è la conquista, ma è il dono che viene dal Padre. Ma il Padre mio, il Padre di me, che sta nei cieli, la carne, il sangue, il sangue è la discendenza, l'appartenenza, no? Nella storia, nell'appartenenza, nella tua vita ti hanno rivelato questo. Ma te l'ha rivelato il Padre di me, il Padre mio, che nei cieli. È un dono. Vedete, tutto questo diceva la traduzione letterale, ci aiuta molto, no? Anche se suona dicevo, classicamente un poco eh, disturba, però ci rivela una dimensione straordinaria, ci fa capire bene quella che è la vera opera di Dio. Perché questo padre si chiama padre perché siamo figli ed è il padre che consegna è il padre che dona è il padre che custodisce è il padre che pro mh, eh, protegge questo figlio che è disponibile a ricevere questo dono che viene da Dio e ancora Vedete questo Caiego? E ancora a te dico: ecco, Gesù non si ferma a questa prima fase per spiegare quella che è la felicità no, di quest'uomo, quella che è la beatitudine. Questo dono ti fa entrare, in una dimensione, noi possiamo dire anche che va oltre la storia stessa no? ti fa essere nella vera, nella pienezza di essere figlio, no? ti ha rivelato eh, questa verità, no? che io sono il Cristo, sono il Messia. Eh, e a te io dico questo, no? te Pietro, tu sei Pietro. E qui adesso c'è un giochetto di parole, se mi seguite ve lo faccio capire bene. no? Nome di Pietro è Simone Simone figlio Bar Iona no? Gesù lo chiama Pietro. Pietro in greco Pietro sono i sassi, la ghiaia, e quelle quando tu cammini ti dà fastidio in mezzo alla strada, se trovate le pietre. Le pietre ti, fa, ti dà fastidio. E Gesù dice questo: tu sei Pietro, no? Vedete su questa pietra fa una, eh, come dire, una trasposizione straordinaria. Quei ciottoli che segnano la tua esistenza, la tua vita, il tuo modo di essere, che è solo di fastidio. Quando io tante volte dico, no? Non solo per il fatto che esistiamo, diamo fastidio. Vedete, ci viene confermato. Gesù dice, questa pietra, io la trasformo, no? Questi eh, ciottoli, nella roccia, Petra, petra, eh? cambia radicalmente, la radice è lo stesso, però c'è questo cambiamento di sassoline di pietra, tu sei uno sparso nel, a dare fastidio, io ti faccio diventare la roccia, il basamento, eh, sulla quale, sul quale edificherò la mia chiesa. Vedete com'è bella anche in greco questa espressione, no? Tu sei Pietro e su questa pedra, oikodomeso, chi è la casa, io costruirò quella abitazione, quell'appartenenza, quella presenza che sarà la mia chiesa. Qui non vi dico i teologi sono tutti quanti sbizzarriti, no? A dire questo. Io costruirò la, di me l'assemblea, l'assemblea che mi appartiene, il popolo che mi appartiene. Vi ricordate una casa costruita sulla roccia? Ve la ricordate? Quella parabola no? Chi è che costruisce la casa sulla roccia? Chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica. Vi sto ripetendo un sacco di volte questa verità, ma che viene fuori continuamente. Vedete, il nostro fallimento è dovuto a un fatto che noi non abbiamo costruito la Chiesa sulla parola di Dio. Le nostre comunità parrocchiali, religiose, non sono fondate sulla parola di Dio. Sulla spiegazione della parola di Dio, abbiamo studiato la parola di Dio, non sulla parola di Dio. E allora tante situazioni, tante realtà che sembrano anche bei castelli, basta un po' di tempesta che cadono, si distruggono, soffia il vento, viene la tempesta, no? E quella casa costruita sulla roccia resta in piedi. La costruzione vera di una chiesa, di una comunità, nasce dall'ascolto della parola mangiando la parola, vivendo della parola, perché è questa parola che costruisce la relazione. Altre parole costruiscono rapporti che sono utilitaristici, che sono interessati, che ci fanno piegare ancora di più sul nostro egoismo. La relazione che viene dalla parola è quell'io comunionale che si realizza solo nella misura in cui tu sei disposto a perdere te stesso a essere quella terra che accoglie, il seme che fiorisce. Capite? e, e, e qui la, la bellezza, no? E su questa pietra, e da questa pietra che uscirà fuori, questo, basiamo questa roccia, uscirà fuori la casa dove si raduna il popolo di Dio, quella che noi chiamiamo chiesa. Quelle che vive l'esperienza dell'assemblea. Questo ci fa capire che certe liturgie senza l'assemblea non hanno proprio valore, eh? non hanno un, un vero valore. Anche se sono buone, so però attenzione: siamo arrivati in questo tempo ad ammettere un principio che è molto discutibile. Vi ricordate che ci hanno chiesto di dire la messa senza l'assemblea? E noi abbiamo accettato perché presi dalla paura, presi da che cosa? Da che cosa? È solo di fronte alla provocazione economica che alcune strutture non si reggono più, si stanno concedendo la possibilità, no, di, me, di potersi riunire. Qui c'è tutto il nostro fallimento, vedete? ma questo fa le mende nel piano di Dio perché cominciamo ad essere piccole comunità dove la relazione è fondale cioè è lì poggia, poggia la pietra di ogni pietra no? di questa casa costruita che siamo noi, dice Pietro, siamo noi le pietre vive pietre che sono in relazione Abbiamo bisogno di tutto questo. Se manca questa relazione, le esperienze che viviamo è questa: a vedere, basta che si fa un'assemblea, c'è subito il leader, ci deve essere sottolider, si fa nelle comunelle. Queste assemblee così grandi, forse oggi non reggono. Se ci sono tante pietre, no? Comunità, piccole comunità, eh? che vivono i segni della fede. L'ascolto della parola e la testimonianza di essere figli di Dio nel radunarsi, formano una vera chiesa. Abbiamo bisogno di questo, perciò, questo coronavirus, che è sembrato così eh, devastante, ha dato la possibilità di riscoprire la dimensione familiare, ma è finito, subito siamo ritornati a come prima. Ma quello prima, dove sta questo prima? Non c'è più, il prima è prima. Adesso stiamo a dopo. Come noi possiamo vivere questo? Come possiamo? E un'altra cosa importante, vedete: non tutti sono chiamati a essere testimoni, a essere cristiani, tutti sono amati da Dio e chiamati figli di Dio e su questo non ci piove. Ma il cristiano ha un compito particolare, oltre a vivere la comunione e testimoniare la comunione, è quello di annunciare la comunione, di essere missionari. Questo Papa l'ha detto in lunga e in larga nell'Evangelium Gaudium. L'ha detto molto, no? Cristiano è tale nella misura in cui è missionario. E questo ci fa capire qual è la mentalità che dovremmo avere se vogliamo essere cristiani, una missionarietà eh, che è entrare nell'opera di Gesù Cristo. Ma se noi questa mentalità di Gesù Cristo non l'abbiamo, come facciamo ad annunciare? Fra poco Gesù dirà ai eh, suoi discepoli, eh, dirà proprio subito dopo, figlio dell'uomo dovrà essere... E Pietro dice, signore, che stai dicendo? Fai attenzione. E Gesù lo deve annodare, dice vattene via Satana perché tu non ragioni? Ma secondo il mondo, noi secondo chi ragioniamo? La logica del mondo o la logica di Dio? E come si fa? Noi viviamo nel mondo, ci adeguiamo alla logica, come possiamo acquisire la sapienza che viene dalla logica di Dio? Dalla parola. Noi dovremmo essere comunità eh? che vivono continuamente, ecco, nell'incontro con la parola, continuamente, nutrirci continuamente della parola. Aspettiamo i tempi forti, aspettiamo i tempi opportuni, aspettiamo i corsi, aspettiamo. Che, che dobbiamo aspettare? Dio ci parla ogni giorno, ci rivela ogni giorno la sua sapienza. Abbiamo bisogno di questo se vogliamo essere, ecco, testimoni, diventare testimoni missionari. E di fronte a questa casa, no? di fronte a questa chiesa, assemblea, le potenze degli inveri non preverranno su di essa, questa è la rivelazione. Gesù si trovava di fronte, no? Come diceva: degli andri, dove usciva anche dei fumi, lì c'è la bocca del, delle forze del male, non prevarranno contro di essa, no? E qui ancora un altro passaggio. Arriva il padrone di casa, arriva il Signore, trova questo servo attento. Pietro no? manifesta, tu sei il Cristo, riconosce che lui è il Signore. Che cosa fa Gesù? Gli consegna le chiavi, come un vero maggiordomo, eh? che gestisce tutte le cose della famiglia. E qui il potere delle chiavi, no? che sono queste chiavi. Noi le abbiamo considerate subito un potere. Le chiavi sono un servizio, non è un potere. Io darò le chiavi del regno dei Cieli. Per cui, con questa capacità, con questo strumento, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei Cieli, tutto ciò che scioglierai sarà sciolto nei Cieli. Queste sono delle espressioni tipicamente semitiche, no? Per dire tutto ciò che riguarda la vita dell'uomo che viene dal cielo passa attraverso questo strumento. Dici io parlo direttamente con Dio, fai bene, ma il Signore ha scelto, eh? Ha scelto Pietro, perché Pietro confermerà i fratelli nella fede. Confermerà. Cioè, darà, ecco. Ci possiamo anche domandare, ma come mai Pietro, no? Eh, come mai Pietro? Nel piano di Dio è Pietro. Sarà legato sulla terra, sarà legato nei cieli, sarà sciolto. Eh? Cioè, legare e sciogliere è tutta l'esperienza di un avere e di un abbandonare, di un lasciare, no? Poi abbraccio un po' tutta la vita, l'esistenza, la storia. E tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. E con questa espressione, ecco, si conclude questo brano, no, che è, a dir poco è straordinaria. Passo come questa pericope, passo come la confessione, dice Sarei di Filippo, no? Passo come la confessione di Pietro. E qui anche un accento alla parola confessione. Conversione significa proclamare, eh? significa gridare, significa affermare l'opera di Dio. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio che dona la vita. Le nostre confessioni, che noi pensiamo siano un'altra cosa, no? Più delle volte sono delle cose avvilenti. Perciò, vedete, non trovate i sacerdoti che amano confessare, non trovate le persone che amano confessarsi. E allora non c'è mai un accordo, diventa difficile perché i sacerdoti sono stanchi di sentire sempre le stesse cose, e le persone sono stufe di dire sempre le stesse cose. Attenzione. La confessione diventa una vera uh, liturgia nella misura in cui un vero battesimo, che è una Pasqua, nella misura in cui noi sappiamo narrare quella che è l'opera di Dio: tu, es, tu sei, no? Tu sei, o Cristo, o Ios, so, tu Zontos, no? no? Tu sei. Il Cristo è il Figlio, tu sei tu. Proviamo un po' a parlare di noi, anche quando ci confessiamo. Qual è il soggetto? Io ho fatto questi, e non ho fatto io, 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 io. Vedete, non riusciamo ad entrare in una relazione, io dico meravigliosa, teologale. Anche nei sacramenti, li abbiamo configurati, no? Tutti ad un uso eh, privato. È la professione, la confessione, è una professione solenne della misericordia di Dio, che è, è la natura stessa di Dio, è, è la rivelazione più grande. Questo Dio che è giudice è giusto tutto quello che volete voi, poi perde tutta questa potenza per essere misericordioso. E noi candiamo le sue misericordie, no? De, le opere della sua misericordia. Invece che cosa ci succede? Anche nella confessione vogliamo essere protagonisti. Confessarsi, confessare l'opera di Dio. Diciamo, ma allora noi non dobbiamo dire i nostri peccati. Certo, di fronte a quella che è opera misericordiosa di Dio, c'è la tua ingratitudine. Se tu vedi questa luce che si accende nella tua vita, tu vedi tutto quello che è il tuo buio. Lo vedi? E cerca di evitarlo, cerchi di superarlo. Ma se ti metti a fare il protagonista, no? A dire io sono così, io sono io ormai sono fatto così, alla fine il diavolo ti di confeziona bene, dice, visto che sei così, vai anche in chiesa, vergognati. E ti frega fino all'ultimo. Attenzione, ecco, noi apriamoci in una dimensione completamente diversa, no? Che è il soggetto? Ego eimi io sono è il nome di Dio. E quando noi cominciamo a parlare e parliamo secondo Dio, non cominceremo mai con l'espressione io sono. Io sono Giuseppe, io sono Michele, io sono Francesco, io sono. Capite? Tu sei, tu sei. Tu sei. E a te io dico, vedete, Gesù no, fa questa come dice questo dialogo meraviglioso, di fronte a questa dichiarazione di Pietro, che è un vero dono di Dio, no? che viene da, dal Padre, eh, c'è la risposta di, Pietro, di Gesù, tu sei pietra ma dai fastidio, sei una che rompi le scatole, una che f... ma diventerai Petra tu diventerai la base, no? diventerai la roccia la stabilità, la sicurezza, tu, che poco dopo lo rinnega dopo dopo. Lo, 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 cioè, capite l'opera di Dio dove sta? L'opera di Dio sta in una misericordia enorme nei confronti dell'essere uomo. Enorme, perché noi come uomini abbiamo una sola cosa che facciamo: tradiamo, uccidiamo. Siamo rientrati al male, al male anche in questo tempo. Vedete, si sta facendo un sacco di storie perché le discoteche non possono suonare ballare tutta la notte. Ma non è meglio che a una certa ora si vada a dormire e il giorno dopo si vada a lavorare. Oh, ma poi tanti person tanti person tante persone non lavorano più, ma non possono fare un altro lavoro più utile. Luogo, <ride> le discoteche se non gira alcol se non gira droga, se non gira malaffare, non, non ci si diverte. Ma perché forse prima, quando non c'erano le discoteche, no? La gente non ballava, non cantava, no? Forse in una dimensione anche più umana, la massa enorme di, di persone che si muovono con un rumbo terribile da stordirti, no? Per cui ha bisogno di psicofarmici hai bisogno di, eh, di pasticche per mantenerti sempre, ma questo non è un bene. Non è un bene, se il Covid sta facendo chiudere queste discoteche, ma quei poveri personaggi che lavorano per questo, non quelli che guadagnano, facessero altro. Lo Stato deve provvedere, lo Stato deve aiutare, ma quando siamo ingannati? Siamo incarnati su tutto. E allora qui vedete molto bello, no? Questo Dio che veramente si manifesta a noi chiamandoci ad una dimensione completamente nuova, ad una realtà completamente nuova, no? Da poveri smarriti, pescatori, diventiamo noi guida, no? Di altri. Ciechi. Abbiamo avuto la luce e la vista per guidarla sui sentieri della vita, non sui sentieri della morte. Perciò vogliamo pregare come la Chiesa ci fa pregare con la golletta. O Padre, fonde di sapienza che nell'umile testimonianza dell'Apostolo Pietro hai posto il fondamento della nostra fede, dona a tutti gli uomini la luce del tuo Spirito perché riconoscendo in Gesù di Nazareth, il figlio del Dio vivente, diventino pietre vive per l'edificazione della tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. E un saluto particolare a voi qui con l'augurio di una buona domenica, eh? straordinaria domenica, avremo anche il nuovo parroco a San Paolo, eh? finisce la mia missione di vicariato, ecco, di, di servizio, no? di veci, ma a tutti quelli che stanno a casa, saluto e un augurio di una buona domenica, che sia il giorno che non finisce, il giorno del Signore. Buenas noches.